Questa non è Ibiza e quindi restituite i soldi del biglietto d'Italia-Svizzera ai tifosi italiani. Sì, qualche giocatore tra pochissimo andrà a Ibiza e si dimenticherà dello scempio visto e fatto in campo dall'Italia contro la Svizzera sabato scorso. Però ecco, siccome il sistema per acquistare i biglietti della UEFA è abbastanza semplice e è abbastanza facile per la federazione ricondurre il ticket a una persona, rimborsate chi è andato in Germania, perché a differenza di quelli che erano in campo, che ora andranno a Ibiza. Chi era in Germania, casomai si è preso le ferie, si è pagato il biglietto con i risparmi, ha rinunciato alla propria famiglia per vedere quello scempio lì, dove in pochissimi, forse solo Donnarumma, si è preso le responsabilità di una disfatta totale. Buffon ha perso la voce, Spalletti sembra che la colpa non sia sua. Gravina, per l'amor del cielo, se pensasse mai alle dimissioni. Questo è un paese dove non ci si dimette. È vero, ci sarebbe un presidente migliore di Gravina, chissà, altre federazioni che vincono, penso a Francia e Spagna, hanno avuto dimissioni presidenziali per motivi ben più gravi, come le molestie, per esempio. Però oltre a quello, la soluzione almeno di decenza sarebbe quella delle dimissioni. L'ultimo a dimettersi è stato Prandelli nel 2014, perdendo contro l'Uruguay si dimisero lui e Abete. Valcareggi si dimise nel 74 e dopo questa figuraccia non ci si può dimettere perché tra 2 mesi e 6 dobbiamo tornare in campo per la Nations League. Ma dai, ma poi signor Gravina, ovvero il protettore sacro del brand, avrei voluto sentire parole più forti, più parole di autocritica, invece ho sentito le solite banalità che lasceranno il calcio italiano in mano a un allenatore presuntuoso, perché Spalletti lo è, che speriamo possa fare bene, ma forse adesso avremo bisogno di un selezionatore. Ma prima di andare a Ibiza, restituite i soldi dei biglietti a chi era a Berlino.